arrivato a riempire di sé questa nostra casa. Boh. Cresco sul fede, due vecchie, le lunette, le mappie. Mon veston, mon ornon, mon étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas. È tornato Luca Bullo! Allora, benvenuto, come stai? Molto bene. Ben ritrovato. Grazie. Grazie di essere tornato da queste parti. Da quale parte del mondo arrivi? In realtà dalla Sicilia. Dalla Sicilia, da dove tutto parte. Esatto. E parte Luca Bullo e diventa, allora, parte essere un regista, produttore, autore, ma è anche insegnante di gestualità italiana nel mondo. È questa cosa che il mondo, il nostro mondo, la nostra terra, le nostre radici, raccontate senza parole. Sì. Come... Ma se ci pensi, è una delle nostre straordinarietà che in tutto il mondo vedono che siamo fatti così, ma non se lo spiegano e non lo capiscono. Per cui immaginati un turista che arriva la prima volta a Palermo, vede tutto questo movimento che potrebbe praticamente essere energia verde per dare luce a un'intera città, ma non capisce che c'è una comunicazione interna pazzesca. E io quello che do è semplicemente la possibilità di leggere, di capire questo codice e anche di utilizzarlo per aiutarsi a parlare italiano. Allora, quindi un modo per conoscerci, per capire chi siamo attraverso le espressioni non verbali che usiamo. Sì. Partiamo allora da Luca. Vuoi un caffè? Perché no? Allora, adesso, senza dire una parola, dimmi un po' com'è questo caffè. Quindi, vuoi dello zucchero? Forse un goccetto di zucchero. Forse dello zucchero, guarda, lo trovi qui. Sì. Questo è di canna, questo no. Vado di canna, eh. E allora, mentre Luca sta per sorseggiare il suo caffè, oltretutto, devo dire, aspetta, che mi faccio aiutare da alcuni titoli di giornali che ho recuperato. E uno dice: la gestualità italiana è materia universitaria, la insegna un siciliano. Attenzione, aspettate che ha assaggiato, eh? Quindi vorrei senza parole scoprire. Questo è il gesto. Questo è il gesto anche dei bambini, no? Esatto, sai, lo diciamo... che si insegna com'è, è buono. Mm-hmm. Senza... E la cosa bella di questo gesto è che la derivazione di questo gesto non è italiana, ma è ebrea. Perché sì, era un gesto che facevano gli ebrei dopo i pasti con il baffo. Si attorcigliavano il baffo per dare consenso e dire che gradivano il pasto e quindi si attorcigliavano il baffo. Poi nei secoli, nel tempo, in Italia si è trasformato soltanto nel dito. Soltanto nel dito, per dire quanto ci piacciono le cose. È molto affascinante, no? Questo raccontarci attraverso i gesti che poi sono diventati appunto un nostro modo di essere. L'italiano che insegna agli stranieri come si fa a gesticolare e a fare le corna, c'è anche questo, e col ditino ti direi no, non si fa, vedi, senza parole. Aule piene al King's College di Londra, stessa attenzione nelle altre università di Londra e di Bristol. Lui gira proprio il mondo a raccontare chi siamo così. A Londra e Oxford insegno la gestualità italiana dal corna all'ombrello. Sì, grazie, non l'avete visto, ma sapete tutti che cosa stesse facendo. Senti, io tra i mille libri che trovi lì davanti a te, sì, Ho trovato questo, che è di Bruno Munari, sì, un supplemento al dizionario italiano, è del 63, sì, e questo è uno dei nostri gesti. Cioè, non so se c'è uno... E proprio questo libro è fatto proprio così, di gesti che raccontano... Ecco, questo per esempio è... Niente. Proprio... Beh. Niente. E, ne racconta tantissimi, no? Cioè, Munari è stato un genio da questo punto di vista, perché non solo ha fatto il dizionario dei gesti italiani ufficiale, ma lui ha realizzato anche un'opera d'arte contemporanea che erano le forchette parlanti. Sì, no? Sì, le famose forchette, le famose, di Munari. Esatto, che poi andarono in giro in tutti i musei più importanti del mondo, dove le forchette, al posto di essere considerate solo delle forchette, erano delle mani che facevano dei gesti. Ed era straordinario proprio per dimostrare quanto anche la gestualità è un'opera d'arte. Un'opera d'arte? Sì. Senti, di quest'opera d'arte c'è qualcosa che... intanto non so se c'è un gesto che è il nostro per antonomasia o quello che ripetiamo più spesso, che ci dice un po' chi siamo, sì, perché lo facciamo. Sì, quando dici italiano, comunque nel 99% dei casi la gente fa questo qui, no? Ah sì, italiano, però il bello è che non sanno cosa vuol dire. E quindi lì parte tutto, no? Nel senso, vedono questo gesto, ognuno ha interpretazioni diverse e credimi, sono molto divertenti. Cioè, perché... Perché vanno dalle più volgari in assoluto, che noi non, che non diremo chiaramente, a quelle invece che diremo. A cioè... quelle simpatiche, del tipo ciao,
Ah, così? Dice, ma ciao, noi non diciamo non mai fatto, che sono ciao, così? Esiste, no, per dire. E quindi comunque parti da quello per dire, lo sai quanti significati ha questo singolo gesto a seconda della faccia che ci abbiniamo? Quindi perché poi è quello, no? Cioè non esiste il gesto scollegato dalla faccia. No. Cioè, per esempio, questo è un altro gesto nostro, no? Ma che... sta di... no? Qui la faccia è... Eh sì, però se io faccio... cambia completamente il significato, cioè la faccia è quella che aggiunge il significato giusto in questo momento alla mano. Noi ci siamo visti, ci siamo rincontrati perché era già stato qui. E questo gesto è, ma guarda un po' chi c'è, no? Senti, e ne facciamo altri? Sì. Aspetta, vediamo. Quanti ne vuoi? Vediamo, beh sì, tu fai questo. Ma il mondo come reagisce a queste tue lezioni? Che tu... Ah, guarda questo, questo qua. Anche questo, se aspetta, ci pensi. Aspetta, fallo tu. Se tu fai questo senza l'espressione facciale, così con l'espressione facciale cambia tutto, gli dai il tocco di inciucio, c'è un fidanzamento, c'è qualcosa, cioè, tra quei due c'è qualcosa. Hai fatto anche il suono, infatti è importante anche sì. Gli aggiungiamo anche dei suoni, è molto bella questa cosa qui, è composizione grammaticale. Era questa? Marameo. Esatto. Questo invece è? Ce l'abbiamo fatta. Esatto, quando si conclude qualcosa, quando si fa un affare o qualunque cosa vada a buon fine, se vogliamo. Ma ci sono tanti gesti che bisogna stare attenti a dove si fanno, perché comunque ci sono degli errori interculturali che si possono fare. Per esempio? Per esempio un gesto che noi facciamo in tantissime formule, che è quello americano, se vogliamo, sì, dell'ok americano, sì, in tanti paesi ha dei significati che possono essere pericolosi, no? Nel senso volgari o comunque offensivi, ma molto offensivi. Noi questo gesto lo usiamo per dire tantissime cose, dal perfetto, è la stessa tipologia di mano, cioè la forma della mano è la stessa, oppure non farlo più attenta, perché se ti prendo, attenta sì, a te, oppure se tu mi dici qualcosa e io lo faccio al contrario, quindi cambia la posizione. Ma anche, se ci pensi, il caffè, abbiamo parlato del caffè, il gesto del caffè, noi non è che prendiamo il caffè così, sì, no? Noi lo prendiamo con questo ventaglio di dita, è ed è comunque lo stesso gesto, però è ovvio che se lo fai a un americano, se lo fai a un tedesco da lontano e gli fai così, non capisce assolutamente che è un caffè, perché loro sono abituati al caffè che tanto, no? Quindi no, fanno così per un caffè, certo, non fanno di non certo questo. Non fanno perché le dimensioni non sono quelle, appunto, esatto, che si possono tenere così. Senti, quindi, dunque, da Munari a Luca Vullo, come esprimere ogni cosa, come esprimere anche chi siamo attraverso i gesti. Mm-hmm. Quanto però corriamo il rischio di diventare, di essere uno stereotipo, un cliché? Quanto rischia tutto questo di essere folklore? Gli italiani, quelli, no, dei grandi gesti così, cosa ci dà, cosa ci toglie, no, questo? Ma la mia più grande soddisfazione è proprio quella di partire da uno stereotipo che viene visto spesso come puro folklore o anche negativo, perché molto spesso anche italiani del nord Italia pensano che gesticolare non sia vantaggioso, non sia positivo, ma trasformare questo in una visione completamente diversa, far vedere che è una lingua, un codice linguistico ricco di influenze culturali che derivano dai greci, dagli arabi, da tantissimi paesi che hanno dominato l'Italia, e quindi noi siamo una ricchezza linguistica che si è sviluppata e si è arricchita talmente tanto che è una delle più curiose e interessanti del mondo. Quindi è una caratteristica che, per conoscere la mentalità italiana, non puoi non vedere e capire questo codice linguistico, altrimenti conosci il 50%. Penso anche a quanto ci hai osservato, no? Quanto hai guardato, quanto hai ascoltato anche questo linguaggio, che però non si esprime verbalmente, perché poi è diventato un documentario che è appunto la voce del corpo, ed è il documentario che ha cominciato a fare, a girare così tanto da farti diventare poi professore che insegna gestualità italiana nelle università del mondo. È sì, veramente, no? Partendo dalla Sicilia. Ma infatti a me basta sedermi in una piazza, in un mercato siciliano, per fare, come si dice, aggiornamento dei file, guardare solamente quello che succede per le strade, ed è un aggiornamento anche perché ci sono le trasformazioni. Guarda, stavo per chiederti questo, no? Quando dici file, poi come, cioè anche la gestualità si evolve, segue la tecnologia, me lo dici tra pochissimo, perché certo. Wanda ci osserva, ascolta e... Siciliana, lo sai, ah, quindi ah, da siciliana oh, tutto questo. E qual è il gesto? Guarda, ricordo mia madre quando la facevo arrabbiare, non solo faceva così, ma si mordeva il pollice. Esatto. È quello, perché la faceva arrabbiare. Sì, sì. C'è una canzone che ci rappresenta in tutto il mondo, che è Arrivederci Roma, e io ve la voglio dedicare. Ti invidio, turista, che arrivi,
ti imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana de Trevi, che tutta per te c'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un sordino costringi il destino a fatte tornare. E mentre il sordo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Si rivede a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma. Grazie Wanda, grazie. Arrivederci Roma, questo vuol dire che tornerà Luca Vullo dalla sua Sicilia a trovarci in questa nostra casa a forma di TV o TV a forma di casa, fate voi. Con grande piacere. Però qualcuno che torna.